Siamo insieme a Mister Paviglianetti della Bovese. Mister, un punto d'oro si può dire, visti i 95-97 minuti giocati quest'oggi. Sì, penso che sia stata una partita veramente combattuta comunque da entrambe le parti. Complimenti al Derianova che è venuto qua e si è giocato la sua partita a viso aperto. I miei ragazzi hanno risposto alla grande, diciamo, con delle giocate comunque di una certa importanza. Per noi il punto è naturalmente muovere la classifica. Abbiamo giustamente altre quattro partite che sulla carta sembrerebbero facili, ma non è così, perché questo campionato veramente si sta rilevando un campionato veramente pieno di insidie. Adesso prepariamo le altre partite, bene per quella che è stata sia la fase offensiva sia la fase difensiva, è mancato il gol per quello che sono state le azioni che abbiamo sviluppato. Speriamo ora di fare bene le altre partite che andiamo incontro. Siamo insieme a Mister Raso dell'Adeliese. Mister, un punto guadagnato oppure 2 punti persi? Penso che si è vista nettamente la nostra supremazia oggi, e se la mia squadra avesse vinto sicuramente non avrebbe rubato niente. Voglio ringraziare pubblicamente i miei calciatori, sono stati veramente dei grandi giocatori, dei grandi uomini, e sono orgoglioso di averli con loro. Abbiamo perso una grande opportunità perché abbiamo impostato la partita per bene durante la settimana. Siamo stati aggressivi, abbiamo avuto proprio la voglia di vincere la partita, non ci siamo riusciti per episodi che purtroppo, quando il pallone non lo metti dentro, il risultato poi alla fine non è a tuo favore. Ma sono contentissimo della squadra, settimana dopo settimana stiamo migliorando, stiamo bene e ce lo giocheremo fino alla fine del campionato.